quanto bizzarra da dalla vedere. corsia. Sì, gank di corsia a livello 3. Quindi, okay, onestamente, da quello che abbiamo visto ieri, abbiamo visto effettivamente gli Splice più performanti a tutto tondo. Abbiamo visto che adesso stanno ritrovando la loro stanno trovando la loro sinergia. Cobb e Norskeren. E anche Humanoid in corsia centrale è uno dei rookie da tenere d'occhio questo split, ragazzi. Humanoid, tanta roba da parte sua. Sai cosa? È quel classico mid laner estremamente solido che ti dà quelle performance medio-alte fisse, garantite. Non è eccezionale che dici, oh mamma mia, le giocate che ha fatto lui, la rivoluzione della partita. Lui è quella garanzia, è un'assicurazione sulla partita. Perché se tu ti ricordi il primo match, Humanoid ha giocato mid, tranquillo, stavano dando un po' di kill in giro sulla mappa. Era 0-0-0 con Aatrox, ha preso e ha distrutto il mondo poi. Proprio tematico, un campione. Ha preso, ha fatto un fight vincente, uno. Sì. E poi ha distrutto tutto. Era 7-0-5 alla fine del game, una cosa del genere, era assurdo. Corsia superiore da parte degli Oregon, ieri li abbiamo visti contro i Misfits e ogni volta, per adesso, narrativa vuole che Misfits e G2 siano quei team contro i quali dici, vabbè, ok, hanno perso, ma hanno perso contro i Misfits, vabbè, hanno perso, ma hanno perso contro, contro i G2. Quindi non puoi neanche colpevolizzare troppo gli Oregon per come hanno giocato contro i Misfits. Vero. Ma Alfari è stato distrutto da Soaz in corsia, e questa la sottolineo come cosa perché non ci capita spesso di vedere quel livello di dominazione di corsia da parte di Soaz. Soaz è molto in forma e Alfari ieri ha subito. Tutto sommato Alfari ancora non ha trovato la lunghezza d'onda necessaria per imporre il suo stile di gioco nel permettere al suo team di giocare correttamente intorno ad esso. Ma gli Oregon sono un team che secondo me ha un gran potenziale, ancora inespresso. E c'è una parentesi, ahimè, greve da fare su di loro, perché non mi piace come sta performando Miti. Miti, il ritorno in Europa non è stato clemente per lui. Non l'ha aiutato. Non si sperava che Miti, tornato in Europa, tornasse ad allenarsi con una solo più competitiva europea, tornasse a sinergizzare con un giocatore con cui si trova a suo agio. No, meccanicamente lascia molto a desiderare, movimenti e spostamenti che sono totalmente discutibili. E posizionamenti. Abbiamo visto Miti morire diverse volte in diverse partite perché è posizionato male. Lo vedi lì che cerca di rimuovere un lume con Tahm Kench e muore. Lo vedi con Morgana overesteso senza Glacis Hydra di Zhonya e muore. Non va bene così. Non va bene perché non puoi regalare troppe risorse agli avversari. E almeno Mikix continuava a morire su Morgana, ma ogni volta che Mikix moriva su Morgana, Nocturne sprecava la ulti per continuare ad infierire su una Morgana 07, e quindi tu stavi assorbendo risorse. Miti si posiziona male, quindi finché non si posiziona male non perché overestenda, ma perché va ad overestendere nel momento in cui il suo team non è in grado di dargli il backup necessario in quella situazione. È il classico supporto abbandonato a se stesso che va a pulire dei lumi e che non si rende conto che non c'è nessuno vicino a lui in grado di aiutarlo. Sì. Che non è che sia colpa del team perché non l'ha seguito, è semplicemente che tu hai fatto una scelta non tenendo conto della situazione attorno a te. Esatto. Ed è una cosa che si vedeva anche nei TSM quando Miti giocava insieme a Sven. Spesso e volentieri faceva queste giocate non tenendo conto della situazione che lo circondava. Era una costante e non ha fatto abbastanza differenza tornare in Europa, a quanto pare. Per ora, questo è il loro quarto match, quindi magari oggi ci stupisce. Non lo possiamo sapere. È ancora l'inizio dello split. Sono curioso di vedere questa partita, perché gli Splice, per quanto ieri molto dominanti, sono un team con il quale ti puoi permettere un po' di errori in più rispetto ai Misfits. Quindi magari meno pressione psicologica li porta a performare, un po' come è stato oggi per gli SK. Speriamo, perché gli Oregon sono un team sul quale avevo tante aspettative, personalmente. Più che altro per quello che era l'organizzazione, comunque, cioè, stiamo parlando del team Astralis, non roba da poco. Astralis si fonde con gli Origin, hanno un'infrastruttura enorme, sono ben organizzati. Li hanno letteralmente comprati, sì. Neanche fusione, okay. È stato proprio un tu adesso sei mio. Ok, proprio, perfetto. Sai cosa? Penso che per aprire le danze abbiano preso un roster che è abbastanza conservativo, secondo me. Questo un po' li limita. Cioè, non hanno preso il meglio del meglio, hanno preso dei giocatori buoni, che hanno potenziale e quindi possono crescere ancora, almeno alcuni di loro, e però è così limitato.
potevano investire un pochino di più, e loro stanno pensando sul lungo termine, perché ricordiamo, con il sistema di franchigia adesso tutti i ragionamenti vengono fatti non su 6 mesi come era una volta, ma anche su 1 anno, su 2 anni. Esatto, la retrocessione viene meno e uno deve semplicemente dimostrare la propria il proprio valore, la propria determinazione competitiva. Signori, parlando di determinazione competitiva, entriamo in fase di selezione campioni, Splice contro Origen, dove le vipere dorate vanno a lottare dal lato blu della mappa. Origen rispondono dal lato rosso. Vedremo una draft reattiva da parte loro e di conseguenza la possibilità di dare almeno una delle loro corsie una situazione di comfort. Sarà interessante, li abbiamo visti inquadrati entrambi, vedere il matchup sulla corsia superiore. Visicaci contro il Fari. Vediamo i ban di Swain e Akali aprire da parte degli Splice, contro invece ban più standard da parte degli Origin a livello di meta. Cassiopeia e Karthus attualmente sono molto forti. Il fatto che tu vada a bannare Swain vuol dire che hai in mente qualcosa di molto specifico per questa partita. E quindi... Sì, on top. Non sto scherzando. Ok, ma bannare Swain, comunque c'è Kennen, comunque c'è Karma, l'abbiamo appena visto. Quella Karma da parte di Wunder... Ok che Wunder è eccezionale a livello meccanico, però... Wunder è uno dei top laner già molto forti di base, migliorati di più in assoluto. Ogni anno migliora, è assurdo. C'è Urgot Open senza Aatrox a rispondere e c'è Irelia anche disponibile in risposta. Vanno per Urgot alla fine. Irelia è disponibile per gli Origen, potrebbe giocarla Nukeduck. Considerata la sua champion pool, la gioca comodamente. Se no c'era Kangalio. Anche, vorrebbe dire però lasciare gli umanoidi Irelia. Neanche quello è vero. Irelia contro Galio non è un matchup divertente per Galio. Ieri Jizuka l'ha un po' intata, ma perché è stato un po' troppo aggressivo e ha dato una kill gratuita. E comunque era sopra di 40 minion. Quindi quella morte non è valsa nulla. Xin, Galio. Perché Xin così presto? Infatti Cold è un po' interdetto. Perché Xin subito? Con tutti i power pick che c'erano disponibili. Davvero? Vuol dire che comunque tu hai lasciato Irelia. Vuol dire che hai lasciato uno a... No, ok. Xin e Irelia. E adesso hanno Camille Galio. Hanno Rakan Galio. Hanno Nocturne Galio. Nocturne Galio, anche meglio. Oppure vanno per Lissandra. Nonostante... La possibilità di Galio. E quello è Ryze. Ok, mi sta sciogliendo il cervello questa draft. Draft a bassa priorità. Ormai ci hanno rinunciato a giocare Galio, i giocatori competitivi. Sì, no, più che altro è una draft a bassa priorità, dove ognuno sta andando a prediligere la sua zona di comfort rispetto a quelli che sono pick strettamente da meta. Galio molto probabilmente adesso verrà bannato in seconda rotazione. Il fatto è che chi banna Galio? Perché gli Splice lo vorrebbero di fianco a Nocturne, gli Origen lo vorrebbero di fianco a Xin Zhao. Ban di Vayne nei confronti di Patrick, quindi stanno tenendo un pochino sotto controllo i campioni in corsia inferiore. E se fosse Patrick a giocare Ryze e il ban di Vayne fosse per Nukeduck? A quale scopo il ban di Vayne? Non hanno un campione che funziona. C'è ancora Galio Open. Sì, e che cosa fanno gli Splice? Dove lo... Lissandra bot. Ma che cazzo. Tahm Kench rimosso. E adesso torniamo seri. Splice rimossa Vayne, volendo tenere sotto controllo Patrick. Dopo il ban di Lucian potrebbero bannare anche Caitlyn o Draven, volendo. Dipende dal piano di gioco che vogliono imporre. O Xayah. Rakan. Ci sono andato vicino. D'accordo. Ho sbagliato il membro della coppia. Patrick va a selezionare Alistar, quindi lasceranno il counter pick sul tiratore. Il che mi fa pensare che forse non è un tiratore. Esatto. Un po' mi conferma quello che potrebbe essere il tuo dubbio su Ryze in corsia inferiore. L'abbiamo già visto. Quindi arriva Brom. Brom Ezreal contro Alistar. Non è male. Un'ottima lane. E Cobb è un buon Ezreal. Vediamo l'ultima selezione da parte degli Splice. Come si conclude la loro draft? Sono in ordine i pick degli Splice, escludendo Cobb alla fine. Vabbè, il classico Volibear sarebbe Warwick. Perfetto.
Kai'Sa. Kai'Sa, arriva a lei. Allora, oh, Kalista. Ce l'avevamo dimenticato di lei. Ed è forse per questo che volevi lasciare il pick come ultimo. Per vedere se Kalista si potesse inserire in un setup per lei tranquillo da gestire. Non è proprio facile. No, vado per Ezreal. Peccato. Non mi sarebbe dispiaciuta Kalista, sarò sincero. Ezreal in 3, 2, 1. Lockato. Lockato Ezreal. È una composizione strana quella degli Oregon. Perché comunque tu devi acquistare e far scalare tre lacrime della Dea sui tuoi campioni. Una su Ryze, due su Ezreal. Irelia è una buona lane, ma stai giocando Irelia contro Urgot. Ovviamente Irelia, se gestisce correttamente il buff dei danni aumentati sugli scudi e il conquistatore, può avere vita relativamente facile contro Urgot. Xerxes dovrà power farmare su Nocturne e questo darà per i primi 5 livelli una mano a Cold nella gestione della mappa. Abbiamo Nukeduck che sta giocando Ryze contro Lissandra. Ryze ovviamente purificazione per andare a sfuggire a quelli che sono i controlli della Regina dei Ghiacci. Ok, però sei Ryze contro Lissandra e Nocturne. Sì. Hai una purificazione, non tre, dal Fear di Nocturne, dal Circolo Polare di Lissandra, dalla Ultimate di Lissandra. Dipende dalle tempistiche. Ovviamente Lissandra, essendo un controllo deambulante, la versione più magicante di Nautilus, ha bisogno di tempistiche giuste nell'utilizzo della purificazione per andare a contrastare il suo kit. Ryze comunque nelle mani di Nukeduck, quindi sappiamo che a Nukeduck di certo non manca la conoscenza di gioco e non mancano i riflessi e le meccaniche. La tastiera di Norskeren è sempre stupenda e a breve si entrerà in partita. Vi ricordiamo, signori, qualche minuto prima di entrare in partita, perché si va a fare un veloce cambio server con i pick che vedete in sovraimpressione. Irelia, un'intervista. Siamo qua con il coach degli Origin. Non Ryze in corsia centrale. Cosa vi ha portato a questa conclusione? Semplicemente è un campione che ha una buona sinergia con Xin Zhao, sia nei 2v2 che nel contrastare la giungla. Il matchup contro Lissandra è una cosa contro la quale sappiamo giocare con questo campione. Allora, guardando entrambi questi team, Splice e Origin, e questo è un bel power test nei confronti di Splice, così che si capisce chi è sopra e chi è sotto. Che cosa volete? Cosa dovete fare per battere gli Splice oggi? Semplicemente vogliamo controllare le torri, abbiamo già giocato in scrim in questo modo, con questa composizione. Abbiamo un team che dovrebbe poter giocare meglio degli Splice. Semplicemente le sconfitte sono state dovute alla pressione nelle settimane precedenti. Ieri è stata una sconfitta pesante per una Misfits. Tornare qua oggi e tornare qua sul palco, come vi sentite? Beh, il team ha reagito bene alla cosa. Alla fine è stata una cosa che ha avuto lo stesso impatto della sconfitta contro i G2, quindi il livello era quello. Non ci preoccupiamo di quello quanto del come andare a sconfiggere gli altri team. Ci siamo resi conto degli errori commessi contro i Misfits e speriamo di non ricommetterli. Qua, ultima domanda. Gli Origin dove finiranno la split? Allora, il nostro principale obiettivo è finire lo split arrivando almeno all'interno dei playoff. Non sarà semplicissimo vedendo come sono andate le prime settimane, ma il nostro obiettivo è sviluppare le nostre abilità lungo lo split. E per noi raggiungere i playoff è la cosa sulla quale ci stiamo concentrando di più. Quello è migliorarci. Ci conosciamo molto bene. Dove vorresti tu, nello specifico, che finisse? Spring? Spring, sono sincero, ero sincero. Nei playoff, per me sarebbe un ottimo risultato già raggiungere quelli. So che se riusciamo a raggiungere i playoff, considerando il profilo dei giocatori, potremmo avere una leva contro molti team. E ora, a breve, entreremo sulla landa degli evocatori per il quarto match di questa serata. Allora, guardando parliamo le composizioni, ecco. Secondo te chi può spuntarla e chi no? Perché di base abbiamo una composizione
A giudicare dalle parole del coach, già studiata, già testata in scrim, rodata, ma abbastanza variopinta per quanto riguarda gli Oregon. Ne sappiamo che aumentare il grado di complessità, non di difficoltà, di complessità, sottolineo, della composizione, ne aumenta la difficoltà d'esecuzione. Chiaro. Dall'altro lato invece è tutto abbastanza standard. Brom Kaisa, abbiamo un hyper peeler con un hyper carry, abbiamo il lockdown da parte di Lissandra, abbiamo Urgot e abbiamo Nocturne come mezzo di accesso alla backline. Forse me l'ha sortito Nocturne, avrei potuto pensare a un Galio in quella composizione, lo so che sembro insistente, ma rispetto a Lissandra hai un follow up di gran lunga superiore. Più che altro hai Galio che entra con l'entrata dell'eroe, la provocazione, il pugno della giustizia, i danni percentuali e flat che arrivano con i venti della guerra. Lissandra alla fine fa lo stesso lavoro, però può entrare più regolarmente e non deve aspettare il cooldown della ultimate. Penso che sia su questo che vogliono premere, il mettere spesso e facilmente pressione sui propri avversari, potendo accendere in più momenti alla backline grazie a Lissandra. E ok, giocare attorno alla ultimate di Nocturne, che quindi... Sì, no, a questo punto poi prendi Galio e Nocturne, giochi attorno alle due ultimate insieme. Ma sottolineiamo una cosa, dobbiamo anche considerare che la suprema di Nocturne non dobbiamo prendere in considerazione nell'incognite l'applauso per la taschiera di Noscar, ragazzi. È meravigliosa. È fantastica. Rosa, retroilluminata con arcobaleno sotto, fantastico. Comunque, stavo dicendo, maledetta tastiera che mi distrae, il punto qual è? Non devi considerare solo la porzione di ingaggio della suprema di Nocturne, ma hai anche effettivamente i 6 secondi di miopia globale, cosa che permette a Lissandra di avere un flank gratuito e quindi non è tanto il follow up sulla seconda porzione della paranoia da parte di Galio, quanto il follow up sulla prima porzione di paranoia da parte di Lissandra, dovendo ovviamente andare ad analizzare tutte le varie possibilità di ingaggio. Vero, verissimo. Però allo stesso tempo penso, se tu esegui in maniera incorretta questa team comp, non è un errore così grave. Cioè, è difficile sbagliare e anche se sbagli non vieni punito così aggressivamente. Cioè, Lissandra e Nocturne possono essere puniti più facilmente perché si lanceranno in mezzo. Urgot, Kaisa e Brom no. Non sono quelli che si lanciano propriamente in mezzo. Ok. Stanno alle spalle di Nocturne e Lissandra con Urgot, che ovviamente comincerà ad affiancare Lissandra in un primo momento insieme a Nocturne per zonare gli avversari. Ma si possono tranquillamente permettere di disingaggiare. Cosa che dall'altro lato tu guardi e dici Ezreal e dici ok, disengage. Poi guardi Ryze e dici ok, disengage. Guardi Xin Zhao, ok, disengage. Fino a una certa. I controlli che ha Lissandra, ad esempio il circolo polare, se lei si lancia in mezzo, blocca più persone, punto. Richiamerà quindi fasce d'argento vivo, soprattutto da Ezra, ritardando probabile, la sua build. Molto probabile. Anche su Irelia, possibilmente. Lì forse di meno, dipendentemente dalle condizioni di successo che Irelia trova nelle fasi iniziali e dove andrà ad evolverle, se nelle side lane o in duelli più articolati. Ma un'altra questione che voglio analizzare di questa partita sarà il mid game. Entrambi i team penso che abbiano uno spike interessantissimo tra il secondo e il terzo oggetto, principalmente sul terzo oggetto. E quindi tra il 20° e il 25° minuto di partita ci possiamo aspettare grandi cose. Sì, ma da parte di entrambi proprio esplosioni. E signore e signori, sembra che stiamo per entrare su... Oh mio Dio, quel Tibbers è gigantesco. È il nuovo modello di Tibbers gigante. Wow. È uscito sul merch shop della Riot da un paio di settimane. Ok, adesso so che cosa fare quando torno a casa. Signore e signori, diamo il benvenuto ancora una volta alla land degli evocatori che ci accompagna in questo quarto match di questa serata. E tra i due contendenti ci sono gli Splice e gli Oregon. Splice 2-1, Oregon 1-2, quindi devono un attimo sistemare le cose se vogliono tornare competitivi a livello di classifica. Siamo solo alla seconda settimana, tutto è possibile da qui in poi, ricordiamo che è ancora davvero presto per giudicare le abilità dei team. Xerxes lì fa capolino all'interno del fiume, Cold si lancia su di lui. Estremamente aggressivo, ma così anche Xerxes. Proccato il tempo letale da parte di Xerxes, c'era la sua Q disponibile, Cold si allontana, visione sul fiume, visione in profondità. Informazioni abbastanza standard finora. Niente di eccessivo. Con Cold e Xerxes che perdono praticamente gli stessi HP con un vantaggio però. Xerxes con la sua passiva si è potuto curare, Cold invece no. Quello è vero, ma anche Cold ha comunque una passiva di cura. Quindi alla fine per quanto riguarda
il dover giunglare ne soffriranno poco entrambi. Assolutamente, comunque una ventina di HP arrivano ad ogni terzo colpo. Al pari che fingerà di aver pullato questo red buff, quindi non danno informazioni su dove inizia Xin Zhao. Patrick e Miti. Questo è un fake leash, non voglio dire telegrafato perché l'ultima volta che l'ho detto ci sono morti in due in corsia inferiore, però effettivamente non so quanto gli splice possano abboccare all'amo. Hanno visto che Xin Zhao si stava spostando sul lato inferiore, piazzato il lume all'interno della giungla. Xin Zhao comunque non avrà un accesso facile alle corsie, perché uscendo da quel lato di giungla ci sono due lumi a spottarlo. Forse uno di quelli potrebbe andare ad esaurirsi prima dell'aver completato la robo bestia cremisi, anche perché Xin Zhao sta andando buff to buff, mentre Xerxes riesce a spostare largo granchio dal range di visione del lume all'interno del cespuglio sul fiume, e quindi non dà informazioni agli avversari su dove sia lui. Non sembra essere stato spottato, non ci sono ping, anzi se vai a guardare gli splice hanno piazzato nel fiume, non dove si trova attualmente Norskren, ma proprio all'entrata del fiume della corsia inferiore, ha piazzato un lume di recente, quindi l'accesso di call dalla corsia inferiore è praticamente zero. Norskren intanto in roaming sul fiume era stato spottato da una valanga di lumi che gli Oregon avevano messo difensivamente sul lato inferiore. Bello, ci ha aggredito da parte di Alfari, buono il danno su di lui. Bello il trade, Alfari, quanto sei aggressivo con questa Irelia. Dall'altro lato Jace aveva il vantaggio di una stack della pozione della corruzione in più, ma Cold è già nella metà campo nemica a far capolino, spottato adesso dal santuario di Giorgio. Niente da fare attualmente per lui, quindi tornerà a farmare. Xerxes anche lui sta farmando, ha completato l'intera giungla avversaria e solo ora sta andando a prendersi il red buff al terzo minuto e mezzo, quindi sta ottenendo le sue risorse, stanno andando tranquilli. Origin che hanno un leggero vantaggio in oro dettato da quelle che sono le differenze in farm. Una sola cosa, intanto vediamo il trade tra Human e del Nukeduck, buono per entrambi, ma Nukeduck ne esce leggermente più salubre. Stavo dicendo, una cosa da notare è che quando Xerxes stava completando il campo dei lamabecchi c'era visione su di lui, quindi gli Oregon hanno informazioni sulla presenza del jungler. Stanno giocando priorità bot e per permettere a Patrick e Mitty di continuare a giocare priorità hanno spostato le attenzioni di Xin Zhao sul fiume inferiore, permettendogli così anche di conquistare un largo granchio e pareggiare le risorse nei confronti di Nocturne. Nocturne è stato semplicemente più veloce di Xin Zhao, ha fatto due campi prima del diretto avversario e adesso si presenta già con la punizione del duellante e una spada lunga dalla sua. Giustamente riesce a mettere più pressione su questi avversari. Ezreal non sfrutta appieno quella che è la cleptomanzia, comunque ottiene le sue risorse. Stanno andando tranquilli, con calma gli Origin, comodi comodi, rilassati. Gli Origin comunque dalla loro devi anche considerare... Arriva l'ingaggio da parte di Humanoid, Nuke ha costretto a flash, purificazione istantanea. Bell'ingaggio di Humanoid. Molto buono l'ingaggio e anche buona la gestione della visione da parte di Xerxes, che decide di arrivare da un angolino in giungla. Ingaggio da parte dei Miti, utilizzato immediatamente distruttibile. Buona la mitigazione di danni, stunnato adesso Miti. Potrebbe addirittura andare a morirci Patrick, quasi stunnato da parte di Norskren. Il trade volgeva inizialmente a favore degli Origin, adesso Splice pareggiano i conti. Con gli Oregon che però hanno dalla loro sustain di corsia innato. Vero. Considerando Alistar, arriva anche da una passiva, quindi non vanno neanche a sprecare risorse per curarsi. E quindi è un trade che comunque va a favorire la bottom lane lato rosso. Corsia centrale, Nukeduck spreca entrambi gli incantesimi dell'evocatore, o meglio investe entrambi gli incantesimi dell'evocatore per avere vita salva. E Xerxes e Humanoid non hanno utilizzato letteralmente nulla. Humanoid ha ingaggiato artiglio di ghiaccio, circolo polare e basta. Nukeduck due cristalli del mana. Okay. E anche quello che è un Dark Seal, quindi ulteriore mana. Sta andando proprio full mana per questa fase di corsia. Ci sta? È una risorsa offensiva per Ryze, ricordiamo, non è soltanto una risorsa per avere sustain e continuare a usare le sue spell. Spottato Cold, visto. Sono arrivati i ping. In realtà sono i ping del... Anche su Miti, hanno appena visto Miti, sì, con il lume in profondità. I ping erano quelli rossi però su Cold. No, ce n'erano anche un paio di blu, ne sono, sì, sono arrivati appena è stato spottato dal lume top. E ma forse niente. Sai cos'era? Era Cold che pingava, ok mi hanno visto e c'è il lume qua. Vedremo, vedremo. Lo scopriremo a breve.
Scaling effettivamente, se Nukeduck riesce a giocarti correttamente Ryze a livello di teamfight e considerata la confidenza che il coach stesso andava ad annunciare nel matchup contro Lissandra, Nukeduck e Patrick possono avere una buona fase di teamfight e dobbiamo considerare Alfari su un carry top laner. Molto dipende dalle risorse d'early game. In questo early game, primi 6 minuti, i due team sono assolutamente in parità. Gli Splice hanno un modestissimo vantaggio in farm che deriva principalmente dalla giungla e dalla velocità di pulizia di Nocturne contro Xin Zhao, che li porta ad avere un 200-300 unità di gold di vantaggio a seconda della posizione delle ondate di minion. Quindi, veramente per adesso, bro lane, tranquille, farmano, si rendono conto che non è questo il momento di splendere. Non è questo il momento di combattere, questo non è neanche il momento di duellare. E quindi, per ora, sono tutti tranquilli, passivi. Chachi stordito, Alfari ingaggia. Ah, molto aggressivo, la mano dell'avanguardia, ma la Tantum via potrebbe bastare. Flash difensivo per evitare l'ultimo Noxious Blast. Xerxes e Humanoid si stanno spostando per aggredire Alfari. Due squali vogliono aggredire, vogliono prendere questo niente. Primo sangue. Nulla, niente, ritira, alla no? Fine Chachi va in proxy, va a rimuovere l'intera ondata avversaria, una valanga. Si ruba il red buff. Sì, dici niente. In cambio, Drago della Montagna, ne vale la pena secondo te? Per un red buff dipende da come lo userà Xerxes, è la mia risposta. Ok. E se Cold riesce a finirlo. Sembrerebbe di sì però, perché hanno messo pressione Patrick e Miti li stanno aiutando. Hanno appena scoperto che... si è spostato, sanno che si è spostato, perché sennò avrebbero visto che si sarebbe fermato quel cercatore del vuoto. E niente, alla fine Drago della Montagna balla Torrigan. Considerando la loro team comp con un'altissima possibilità di giocare 1-4 con Irelia in gestione alle sidelane e Alistar come strumento di disingaggio del quartetto, non mi dispiace neanche avere un Drago della Montagna. Ma sai che potresti anche fare un 1-3-1 con Irelia e Ryze? Ryze, per quanto la sua identità di split pusher sia stata indebolita a confronto con quella che era in passato, l'1v1 è micidiale. Non è roba da poco, soprattutto quando arrivi in late game. Humanoid può essere forte quanto vuoi, però gestire Ryze superati 30 minuti è difficile, eh. Anche perché su di lui, salvo l'utilizzo della Suprema, gli strumenti di controllo che hai sono il rallentamento della tua scheggia di ghiaccio, che comunque viene bypassato dalla resistenza ai rallentamenti conferita dallo scatto fasico, e il circolo polare, che comunque ti espone al range di spell di Ryze. Circolo polare, ricordiamo, essere un immobilizzamento, non uno stordimento, quindi Ryze sarebbe libero di continuare a utilizzare le proprie abilità, a differenza della tomba di ghiaccio. La tomba di ghiaccio è una suprema, il cooldown reagisce di conseguenza. Vantaggio in gold da parte top delle corsie degli Splice. No, differente, C'è un piccolo vantaggio da parte di Patrick, sensato se consideri la cleptomanzia della sua. E anche i 10 minion di differenza. Vero. E anche la stit del drago, che ricordiamo, il drago sono soldi, Sì, quello è vero. Intanto la gente lo dimentica. Humanoid intanto, grazie anche al demolire preso grazie al ramo della determinazione principale per la scossa e assestamento, ha già inferto degli ottimi danni a quella struttura, quasi crollata la terza placcatura. E penso che potrebbero puntare a questo adesso gli Splice, andare ad aprire quella corsia centrale, permettere a Humanoid di fare roaming con questa Lissandra e mettere pressione sulle corsie laterali. Visi Chachi ha già mandato Alfari in base e ha già costruito il flash. È una facile preda quella Irelia. Xerxes dovrebbe mettere pressione top, ma l'hanno appena spottato e quindi niente da fare. E hanno spottato anche Humanoid. Già. Viene spottato anche il lume che gli Oregon avevano all'interno della propria giungla grazie a un germoglio di divinazione, ma l'intenzione sembra essere arriva chiara. Il teletrasporto. Si stanno teletrasportando tutti i top di Splice. Sono in 5. Vogliono davvero uccidere questa povera Irelia che adesso verrà stunnata e niente. First blood, ginocchio esplosivo. Vanno a bloccare anche Xin Zhao. Si lanciano in avanti. Sono in 5 top. Prenderanno la torre e non possono far altro che reagire gli Origen. Nella lista delle cattive idee, rimanere lì in zona per Xin Zhao penso vada in zona podio prepotentemente. Nelle cattive idee proprio nella storia dell'uomo. Sì. Perché sei contro Lissandra che sai avere la Suprema ancora disponibile. Vanno per il primo mattone e siamo al decimo minuto. No, dai. Non lo prendono, non lo prendono. Ricordiamo. Per un soffio. Ultima placcatura, resistenze molto alte per la struttura. Sì, questo assolutamente. Distrutti. Sai cosa? Erano tutti lì. Per ogni singola persona che è presente sono 30 di armatura e resistenza magica in più per 20 secondi.
Quindi fortificazione, piccolo effetto simpatico e divertente, fatto apposta per evitare situazioni di questo genere, per evitare che questa torre venisse presa in un singolo colpo, perché succedeva spesso a 7 minuti l'anno scorso, ricordiamocelo, non era molto divertente. La cosa interessante a livello di bilanciamento, perché è stata inserita appunto come resistenza e bonus alle strutture, e quindi effettivamente la cosa dà anche più valore intrinseco al messaggero della landa. Norskere, riusciranno a prenderlo. Norskere in trono, Cap Cold adesso andrà a smaitare, lo prende, no! Nocturne, l'ha preso Xerx, e Mitty adesso morirà per mano di Cobbe. Vanno per il teletrasporto con Irelia che lancia la sua lama dell'avanguardia. Xerx decide di tornare indietro, arriva lo stun, morirà il pari per un pelo, sopravvive Xerx e qualcuno prenda quel messaggero. Norskeren! Okay, per favore. Ci pensa Norskeren. Xerx ha fatto della bellissima roba intorno, sì, a quell'Irelia. Davvero. Va a utilizzare la paranoia e lì in zona rimane fermo fino all'ultimo secondo, appena si rende conto che Irelia... lo vedi di nuovo. Punta, primo ha mancato la lama dell'avanguardia per via della negazione di visione grazie alla paranoia. E alla fine, 12° minuto e 30 secondi, Cobbe prende in solitaria il primo mattone. Giusto quei 610 gold che non fanno schifo a una di carry da late come Kai'Sa. Ma guardiamo il replay. Messaggero della landa viene iniziato da parte degli Oregon. Norskeren lì in zona, appena vede il messaggero entrare in zona di smite, subito frattura glaciale, 95 HP separano la punizione di Cold dal successo, e Mitty ci saluta in apertura. Mitty, nonostante la suprema, soffre. Guarda lì, guarda che roba, Xerx schiva tutto e alla fine, grazie anche ai colpi stordenti di Brom, riescono a immobilizzare i Irelia abbastanza a lungo da permettere la salvezza. Norskeren sorride. Che amore, che veramente. Il suo Brom rosa come la sua tastiera ha fatto tanto, tanto, tanto per il team. Sì, in quel fight più che altro il modo in cui ha deciso di ingaggiare in apertura ha dato tempo a Xerx di arrivare e non ha permesso agli Origin di completare questo obiettivo, che era fondamentale per andare a pareggiare la conta in torri, che adesso l'hanno presa senza investire risorse. E al pari sta per passare un brutto, brutto quarto d'ora. La tanatofobia non va a segno, c'è Mitty. C'è Mitty, c'è anche un teletrasporto da parte di Patrick. Mi sa che questo invece potrebbe essere un brutto quarto d'ora per Visicianci. C'è anche Cold! Ma dai! Ma in quattro! Che cattiveria. Quanto tempo stanno perdendo più che altro. Il messaggero è mid, ci sono Xerx, Humanoid e Norskeren. Nubdak non può difendere la torre e la torre cade. Nel frattempo in corsia inferiore c'è Cobbe che sta continuando a prendere risorse locali in maniera totalmente isolata. D'accordo tutto, ma hai sacrificato tanto per quella kill top. Hai perso la torre in corsia centrale, mezza vita della torre in corsia, della seconda torre in corsia centrale. Hai perso anche la bot lane e il drago della montagna per uccidere Visicaci, che, oh sì, è fantastico aver ucciso Visicaci e aver preso lo shutdown a 450 gold. Ma per... è un'altra torre locale per Cobbe. Sì, infatti tre torri in totale già per gli splice a 14 minuti e 30. Sono 4800 gold e il drago della montagna, come dicevo prima. Tantissimo controllo sugli obiettivi. Bravi gli splice. Come ti ho detto, stanno crescendo bene come team. Più che altro hanno cambiato alcuni dei componenti che magari non gli davano quella solidità di cui avevano bisogno. Humanoid in primis. Riguardiamo cosa è successo dopo. Chachi decide di ingaggiare sul pari. Il motivo principale del fallimento dell'azione è stato il flash che porta la tanatofobia a mancare. Perché ci fosse stata la tanatofobia, ci fosse stato il terrore ad area grazie a quella suprema. Punto primo, Chachi avrebbe preso una kill e a quel punto anche prendere una kill in mezzo a 4 per poi morirci sarebbe stato super worth per lui. Ma niente, manchi quell'abilità e non riesce a concretizzare. Ciononostante è andato tutto in favore degli splice, hanno perso una torre in cambio di due, il messaggero ha dato anche una testata alla torre interna in corsia centrale, indebolendo quella struttura a favore del team degli splice, e niente, queste sono le vipere dorate che a ripetizione continuano a mordere gli avversari. Oregon un po' fuori fase in queste fasi di transizione dall'early al mid game. Più che altro sembrano avere dei piani in mente, ma non creare le condizioni necessarie per poter rispettare questi piani. Il messaggero era una buona idea per gli Origin, non in quel momento, non con quelle ondate che pushavano in questa maniera. Suprema per wave clear da parte di Patrick, però è così debole la ultima di Vezera per wave clear ormai.
che sono contento di questa cosa. È uno dei punti di forza di Edra, che c'è. Occhio! Arriva l'ingaggio ai danni di quel povero Ryze. Cronografo attivato per provare a fuggire. Flash difensivo insieme alla purificazione. Mid intanto tanca l'intancabile, ma alla fine morirà per mano di Cobbe. Arriva la talatofobia lisciata da parte di Visicaci. Il clone di ghiaccio nel frattempo ha fatto un po' di danno a New Dark e Patrick zonandoli, ma... No, la talatofobia ha mancato veramente per qualche pixel, eh? Alfari intanto... voglio rivedere l'azione. Alfari intanto così inferiore a 2x2 con la torre stava prendendo un po' di risorse locali, dovrebbe riuscire a ultimare la struttura, non c'è modo per gli Splice di andare a contestare. Ma gli Splice riescono a trovare la torre interna e tantissime risorse top. Gli Splice stanno obbligando gli Oregon a fare degli scambi poco convenienti. Ogni azione è ti do 50 gold ma me ne prendo 100. Rivediamo che cosa è successo dopo. Cersei lì in zona, Humanoid fa bloccare di demolire sulla struttura, si rendono conto che la torre è in range di distruzione, Humanoid artiglio glaciale e ingaggia. Norskerem meravigliosa qui, la... Chachi? Ah, per pochissimo! Bellissimo il sidestep di Nukedark, veramente veramente bello. Patrick aveva preso tutto quel danno solo dalla ultimate di Lissandra, non era nemmeno il clone di ghiaccio. No, no. Comunque, ti stavo dicendo, è la comunicazione che sta portando secondo me gli Splice a giocare così bene. Alternano bene i loro controlli, vanno a bypassare gli avversari in quelle che sono in quella che è la ricerca delle loro condizioni di vittoria. E a conti fatti, se alzi gli occhi sul tabellone, vedi che sono sopra di 7000 gold. Quindi sta funzionando. Quel ti do 50 e mi prendo 100 è stato applicato così tante volte come protocollo da portare un vantaggio enorme. Siamo al 17esimo, ora 18esimo minuto. Quelli sono 7000. Adesso 6000, dipende ovviamente dalla posizione delle ondate di minion. È una valanga di denaro che viene preso da parte degli Splice. Viene distribuita anche in maniera omogenea, se guardi bene. Braum 006, Kai'Sa 204, Lissandra 103, Nocturne 104, 2-1, Visicaci con un Urgot. Meglio di così. Infatti. Tutti hanno kill e tutti possono permettersi di fare danno. Escludendo Norskeron, ovviamente, essendo supporto. Sarò sincero, le dichiarazioni da parte del coach degli Oregon riguardo questa fantomatico aver allenato Ryze per questa situazione contro Lissandra non stanno rendendo giustizia. No. Su 6 kill Lissandra è stata partecipe a 4 e Ryze, beh, è il suo team che non ha preso kill. Però non ha fatto praticamente nulla. Ma finora. Quindi, questo è l'anno di Nukedark. Tranquillo. Succederà prima o poi. Tranquillo. Ma non è questo l'anno. Vedremo, vedremo. Devi avere fiducia nel girone di ritorno. Chachi intanto rimane al margine esterno della struttura in modo da continuare a colpire solo la torre con l'epurazione e non gli avversari. Buono il sidestep da parte sua, va ad evitare il duetto impeccabile e con esso lo stordimento. E adesso gli Splice vanno per la canonica manovra di strozzamento. Si rendono conto di essere in vantaggio, stanno dominando la mappa e vanno a negare risorse agli avversari. Vanno a rimuovere la loro giungla. Preso il potenziamento blu, il guardiano di quarzo in favore di Humanoid, adesso Xerxes rimuove i lupi. E non solo, abbiamo Urgot che continua ad accompagnare Minion sotto torre. Minion che, data la presenza di diversi membri degli Splice, richiede una difesa da parte di più membri degli Oregon. E quindi quei Minion vengono distribuiti male ogni volta. Mentre Visicaci li sta prendendo in solitaria. Preso adesso un altro drago della montagna. Non è più alla pari questa risorsa tra Splice e Oregon. Richiamo base a parte di tutti. Penso che andranno a preparare il Baron. Ho come questa sensazione. Tu dici? Non lo so. Quella Kai'Sa con due oggetti, quel doppio drago della montagna. Tu dici? Sensazione, quindi. Ok. Anche il fatto che si stanno spostando tutti sul lato centrale superiore della mappa, puro caso secondo me. Alla fine, quando hai anche due draghi della montagna, dare manforte a questa strategia e soprattutto Kai'Sa dalla tua. Una delle problematiche degli Oregon nel contestare questi obiettivi, che l'abbiamo vista anche durante il tentativo di conquista del messaggero della Landa, è che, non avendo danni percentuali dalla loro, non riescono ad essere incisivi su bersagli ad alti HP, quindi gli obiettivi epici. Penso che qua potrebbe arrivare in ingaggio, si lancia in avanti, quel Urgot non viene trasportato via, Ryze teletrasporta parte di Humanoid che andrà a bloccare gli avversari, la mano dell'avanguardia di Alfari che però lo costringe comunque a flash difensivo, Visicaci fugge via dopo la ultima di Ezreal. Norskeren ha preso un sacco di danni e devono ora fuggire gli Splice, hanno un po' tirato la corda, non era ancora arrivato Humanoid e già erano pronti a ingaggiare. Gestito male il fight, gestite male le risorse e devono correre via con la coda tra le gambe.
La paranoia non ha creato un frangente utile perché non hanno sfruttato l'assenza di visione da parte degli avversari. Avrebbero potuto sinceramente trovare di più. Midi si tanca di faccia un cercatore del vuoto, adesso è lì in corsia centrale a mettere visione. Hanno preso il dono di Giorgio sul fiume superiore, gli Origen, e sembra vogliano contestare. Che va a zonare con quello che è l'artiglio di ghiaccio, costringe gli Origen a fuggire via. Penso che siano un po' indecisi gli Splice, o forse volevano prendere soltanto il teletrasporto di Relia, anche quella è una possibilità, ma per così tante risorse allora non investire il teletrasporto di Humanoid. Ok, ma se non avessi investito il teletrasporto di Humanoid quel fight sarebbe morti così. Sì, male. Sì, 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 assolutamente d'accordo. Quindi comunque sono risorse che vai ad investire, non a sprecare, ma è un investimento doloroso. E a questo punto mi viene da chiedere, il teletrasporto è arrivato in reazione dell'ingaggio andato male, il teletrasporto era pianificato, se era pianificato perché non hanno aspettato l'arrivo di Humanoid per ingaggiare? Problemi di comunicazione, succede ogni tanto. Sì, sì, chiaro, assolutamente, però non su queste cose. Barone! Che brutto, Barone Nashor che viene ingaggiato, certo, ottiene anche attack speed gratuita grazie alla ultimate di Ezreal, utilizzando il suo scudo, paranoia applicata e ultimate che... Forse occhio. Si lancia, si è lanciato su Mithy, va a mitigare il danno, hanno cazzo a parte di Norskren ancora una volta, è primo a morire il povero Mithy, fugge e adesso arriva la ultima parte di Sandra, i danni di Cold, prova a disingaggiare con la mezzaluna difensiva, ma non è sufficiente, gli Splice sono on fire. Purtroppo il supporto degli Origen, nonostante il nome, non riesce a mitigare abbastanza danno con la suprema del suo Alistar e si trova a cadere sotto i colpi impellenti tutto il team nemico, era da solo, rallentato dalla talatofobia, non c'era supporto su di lui, 0-3-1, Alistar, salvate il soldato Alistar, davvero, fate qualcosa! Diciamo, adesso danneggiato bello. Da parte di Alfari, si lanceranno su Norskren, no, basta un semplice colpo mistico di Patrick e un'ultima combo di Nukedak, combo arcana che permette di portare a casa la vita di Norskren. Buono, buono, qui alla fine... Raid sta trovando risorse in un momento della partita dove le cose stanno andando un po' male per loro. Guarda qui, Humanoid si porta adesso sul fianco e la zona è questa, hai già rallentato e isolato Alistar. Humanoid va sul flank dal lato, arriva l'artiglio di ghiaccio, non utilizza adesso la prigione glaciale, sa che gli servirà in un secondo momento. E arriva adesso, arriva adesso e uccide Cold. Quindi senza jungler a quel punto la pressione sul barone è impossibile da gestire. Mettevano pressione semplicemente zonando gli avversari avendo ultato direttamente Cold. Poi si sono resi conto, hey Cold esplode! Penso si aspettasse che arrivasse la mezzaluna difensiva più in fretta. Che proprio vedendo arrivare Humanoid vicino a lui avrebbe ultato, quindi avrebbe subito il controllo ma non il danno. Invece ha subito tutto il danno da parte del team degli Splice. Allora hanno detto, vabbè, a questo punto ammazziamolo. D'accordo, ma il punto è che per quanto tu possa cercare di difenderti con la mezzaluna difensiva, una volta che Lissandra ti immobilizza con la tomba di ghiaccio, gli avversari hanno... Intanto non stai attaccando e quindi non stai estendendo la durata della mezzaluna difensiva, che scade molto in fretta se non stai attaccando qualcuno. E poi gli avversari hanno tutto il tempo per chiudere le distanze, principalmente Kobe con l'istinto omicida. Sono lì all'inibitore adesso gli Splice, questa partita è in mano loro, però... Humanoid salta attraverso il muro, Kobe costretto a flash difensivo perché Nukedak lo va a immobilizzare con la prigione runica. E adesso vedremo se riusciranno a applicare pressione su questo inibitore in corsa superiore. Minion cannone lì presente, Xerxes intanto va a completare l'altro, quindi gli va bene così agli Splice. Si sono dimenticati di Xerxes che adesso non deve nemmeno utilizzare lo scudo per quanto l'abbia utilizzato. Trovano la combo ai danni di Ryze, lama dell'avanguardia lanciata, disingaggia definitivamente gli Splice. Bravo Xerxes! Bella la ultimate per andare a togliere visione agli avversari e non capire come si sarebbero spostati, giusto così. Mithy Niente, no. peccato. Quella combo purtroppo non va a segno. Kobe cerca adesso di rimuovere altre risorse della giungla nemica. Ormai è rimasta principalmente la corsia inferiore. Giocare intorno a quella corsia inferiore non è mai stata una grossa priorità per gli Splice. Lo notiamo dai lumi. Se non vi fosse chiaro, gli Splice hanno voluto giocare topside delle ultime azioni. Lo dimostrano i 114 lumi presenti topside e i 2 lumi presenti botside.
Più che altro perché era la cosa più sensata da fare. Volevi prendere il barone Nashor, l'hai preso. Hai già pressione su quelle corsie grazie alle torri prese in precedenza. Perché non giocare là? Vai a chiudere per l'inibitore, vai a chiudere per la corsia centrale che aveva anch'esso l'inibitore nudo. Baron Powerplay di 2300 gold. Alla fine non hanno preso altro che il Baron in sé, un paio di incisioni. Le torri non dovevano prenderle perché le avevano già prese. Ma hanno aperto sulla corsia centrale per quanto riguarda l'inibitore. Quindi quelle sono risorse che non contano a livello di Baron Powerplay, ma che danno sulla mappa una pressione che non puoi sottovalutare. Chachi continua ad accompagnare Minion su quella torre. Prima o poi la piccola locomotiva ce la farà e riuscirà a conquistarla, anche grazie ai suoi compagni di squadra. Eccoci qua. Torre esterna, l'ultima delle torri esterne alla base, viene abbattuta da parte degli Splice. Ormai il vantaggio di quasi 10.000 gold sono attualmente 10.200. La matematica non è il mio forte. Tranquillo, tranquillo. A volte guardo i numeri e mi confondo. Va bene così. Sono specchiani. E adesso per gli Oregon la situazione direi essere abbastanza tragica, perché ricordi cosa avevo detto riguardo le team comp? Sono esplosive tra il secondo e il terzo oggetto, vero? Il problema è che quella degli Oregon è al secondo oggetto e quella degli Splice al terzo oggetto, quindi sta puntando anche al quarto. L'esplosività arriverà comunque, ma gli Splice hanno semplicemente più risorse. Inoltre adesso hanno preso il drago dell'oceano in questa infinita rotazione nella metà campo nemica, quindi vanno ad affiancare al doppio drago della montagna un drago dell'oceano. È una cosa che punto A ti dà un vantaggio in caso tu voglia assediare, punto B rende praticamente inutile l'arrasto dalla distanza da parte di Ezreal, perché tu puoi tranquillamente continuare a entrare e uscire dagli scenari di guerra senza subire danni alle tue barre delle risorse. Per gli Oregon, dimmi cosa possono fare. Davvero non vedo una via d'uscita. Chiudersi a riccio dentro la propria base e sperare che Nukeduck arrivi il prima possibile al quinto oggetto. Ed è al secondo. Bello. Probabile. Questo significa che questa partita si chiude o fra 2 minuti o fra 35. Patrick si è teletrasportato sull'inibitore? Perché? Cioè, letteralmente è il tempo che ci vuole per per camminarci con gli Homeguard. Sono molto confuso. Arriva l'ingaggio da parte di Nostrum, si lancia direttamente su Ryze, il portale Reami lo salva. Intanto Noskeren va a bloccare quello che è l'ingaggio in corso centrale del resto degli Oregon. Mitty adesso bloccato, al pari si lancia ma non può fare niente contro questi Splice. Andranno all'inseguimento e punteranno all'inibitore Toplin o anche alla chiusura canonica. Sono in 5 contro 3. Ormai. Sì, vanno per la chiusura. Oppure no, perché c'è il Baron. Sì, c'è il Baron. E sappiamo che il Baron dà molti più gold del Nexus. Di conseguenza è molto più saggio selezionare la Baron Power Play canonica che una sporca, sporca chiusura della partita. No, più che altro adesso, scherzi a parte, questo Baron è incontestabile. C'erano comunque ancora 2 torri del Nexus disponibili. E quindi tu vai per la chiusura incontestabile. Tu dici, non voglio pensare, provare a chiudere la partita, voglio chiuderla. E quindi guardiamo il replay. Semplicemente hanno preso Nukeduck, l'hanno separato dal team. Questa è stata una grande azione di zoning da parte di Humanoid, grande artiglio da parte sua. E appena Ryze sembrava si fosse salvato, Cobb è lì a dire, ma facciamo che no. Arriva l'istinto omicida, arriva il lockdown sul mid laner nemico, riescono a trovare anche la vita di Relia, quindi 2 solo lane carry vengono meno, venuti meno loro, viene meno anche il barone, la sua mano va a favorire adesso gli Splice. Sta per tornare in vita, come annunciatrice ricorda, l'inibitore in corsia centrale degli Oregon, ma non so quanto quello possa rappresentare un baluardo difensivo contro questo potenziamento del barone. Ormai ben poco, considerato quelle che sono le risorse che hanno ottenuto gli Splice. Punteranno a mettere pressione tra corsia centrale e corsia inferiore con semplicemente Wurgot top lane. Ha il teletrasporto di nuovo, nonostante l'Unseen Spellbook precedentemente aveva esaustione proprio per vincere il fight, non avendole utilizzate, non avendocele più. Quindi può mettere di nuovo pressione sulla corsia laterale con il resto degli Splice che va sulla rispettiva simmetrica in corsia inferiore. E adesso penso sia principalmente questione di prassi. Hai visto che danni ha preso Patrick da un cercatore del vuoto di una Kai'Sa che non ha potere magico dalla sua? Zero. Riesce a tornare comunque salubre grazie alla rubavita della lama del re in rovina. Ma abbiamo Xerz che sta bussando in corsia centrale, Urgot che sta bussando in corsia superiore, Chachi continua con la pressione. Il mio cannone la stanno prendendo quella torre.
Smith intanto subisce i danni dal cercatore del modo, ingaggia a parte di Nocturne i danni di quel povero, povero Ryze, triturato nella tana. Dopo B arriva l'ingaggio da parte di Nocturne insieme a Humanoid, vanno all'inseguimento di Alfari che muore nonostante la lama dell'avanguardia lanciata. Miti potrebbe essere il prossimo a fare la fine della carne da macello, ma invece no, rimane in base, prendono alla fine questo Nexus in grande tranquillità. Signore e signori, Splice vittoriosi, Origen tornano a casa sconfitti. Bravi, bravi gli Splice. Ancora una volta le vipere dorate urlando un fighting gold finale si impongono sui diretti concorrenti e voglio bene, giuro, voglio veramente bene al coach degli Origen. Yoto ho sempre avuto stima per lui come professionista, ma non sembra che il piano di giocare Ryze contro Lissandra abbia funzionato. Per niente. È stato un vero e proprio disastro a livello di pressione, a livello di corsia. Anche Irelia contro Urgot, che inizialmente sembrava tirare fuori dei risultati, poi basta una minima pressione e vedi Urgot planare in testa a Irelia. L'ha distrutta, l'ha asfaltata. Per quanto Alfari abbia giocato bene Irelia, sì, le azioni e gli stun lead riusciva a trovare, ma non erano sufficienti, non erano minimamente sufficienti. E niente, alla fine abbiamo una situazione dove gli Origen stallano su 1-3 la loro situazione in classifica. Non è bello, non, non è bello. Non è un bel inizio per loro. No, perché vuol dire che ti sei messo dopo solo 2 settimane nella condizione di dover faticare per entrare in quella tanta agognata zona playoff. Adesso gli Origen non stanno combattendo con il centro classifica, stanno combattendo con il fondo classifica. Hanno comunque più vittorie di altri team, quello sì, ma non è tanto la situazione in classifica a preoccuparmi quanto la situazione in campo. Miti continua a morire isolato e non riesco ancora a farmi un'idea chiara del da dove questo possa derivare. Nessuna perché idea. Quello che vedi in partita è Miti muore isolato, vuol dire che è Miti che sta performando male, vuol dire che è il team che comunica male con Miti, vuol dire che è il macro che non è stato ancora limato a dovere, che quindi nel momento giusto tu sei nel posto sbagliato. Ci sono tante possibilità e tutte però portano allo stesso risultato, gli Origen sconfitti. La loro draft, come ti ho detto inoltre, era difficile da eseguire. E se sei in una situazione dove devi passare da un 1-2 a un 2-2 e non a un 1-3, non giocarmi una comp difficile.